Benvenuti nella guida alla procedura di spurgo per i sistemi SDRAM ITAP Access HRD. Per l'intervento saranno necessari sia degli strumenti comuni per la manutenzione della bicicletta, sia alcuni strumenti e materiali specifici. Un elenco completo degli strumenti e materiali necessari è disponibile in descrizione. Per ulteriori informazioni consultare sdram.com/service. Per la procedura di riduzione della lunghezza del tubo idraulico, cliccare sul link nell'angolo in alto a destra o sul link nella descrizione del video qui sotto. SRAM consiglia di spurgare i freni almeno una volta all'anno per garantire prestazioni di frenata ottimali. Spurgare i freni più frequentemente se si guida frequentemente o su terreni aggressivi che richiedono frenate brusche. Identificare il tipo di porta bleeding edge della propria pinza freno. Per le pinze freno dotate di una copertura in gomma della porta di spurgo, deve essere utilizzato lo strumento bleeding edge. Le pinze freno con una vite di sfiato utilizzano l'accessorio di spurgo filettato. Seguire le istruzioni nella procedura di spurgo relativa al proprio tipo di pinza freno. Per preparare una siringa per la pinza freno, avvitare il raccordo dello strumento bleeding edge su una delle siringhe. Per porte di spurgo filettate, preparare una siringa con un raccordo di spurgo filettato. Per preparare una siringa per la leva freno, avvitare il gruppo del morsetto di spurgo con un raccordo di spurgo filettato su una delle siringhe. Riempire la siringa per la pinza freno con una piccola quantità di liquido per freni di OT4 o 5.1. Non utilizzare olio minerale. Riempire la siringa per la leva freno con liquido per freni di OT fino a quando non è piena per circa 3/4. Tenere la siringa in posizione verticale e tirare lo stantuffo per aspirare il liquido nel condotto idraulico all'interno del corpo della siringa. Coprire la punta con un panno da officina e premere lo stantuffo quanto basta per rimuovere eventuali bolle d'aria. La siringa dovrebbe essere ancora piena quasi per 3/4. Chiudere il morsetto sulla siringa. Ripetere questo processo per la siringa della pinza freno. Rimuovere la ruota della bicicletta secondo le istruzioni del produttore della ruota. Evitare che il liquido per freni DOT entri in contatto con le pastiglie freno o i rotori. La contaminazione delle pastiglie freno o dei rotori potrebbe ridurre le prestazioni di frenata. Ripiegare il coprileva in gomma del comando cambio. Per leve con regolazione del punto di contatto, utilizzare una chiave a brugola da 5 mm per agire sulla regolazione di contatto in senso antiorario, finché non si arresta contro l'anello elastico. Non sforzare il regolatore di contatto oltre il punto di arresto. Ciò potrebbe danneggiare i componenti del freno. Se si effettua lo spurgo di una leva aero, rimuovere la leva freno dall'aerobar. Utilizzare una chiave Torx T10 per rimuovere la vite di spurgo dalla leva. Il liquido per freni DOT gocciolerà dalla porta di spurgo. Pulire il liquido per freni DOT fuoriuscito dalla porta di spurgo con acqua e un panno da officina. Avvitare la siringa piena per 3/4 nella porta di spurgo della leva. Rimuovere l'e-clip. Utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite di sicurezza della pastiglia. Rimuovere le pastiglie dalla pinza freno. Se le pastiglie sono usurate, utilizzare un divaricatore per pastiglie o un levagomma per reinserire i pistoncini nella pinza freno prima di installare il blocco di spurgo. Inserire il blocco di spurgo, quindi reinstallare la vite di sicurezza della pastiglia. Per le pinze freno con porta bleeding edge adapter, rimuovere la copertura della porta di spurgo. Utilizzare una chiave a brugola da 4 mm per allentare di 1/4 di giro la valvola della porta di spurgo. Quindi serrare nuovamente la porta di spurgo delicatamente. Installare la siringa con l'attacco per lo strumento bleeding edge nella porta di spurgo. Spingerla nella porta di spurgo finché non si percepisce lo scatto in posizione. Ruotare l'accessorio dello strumento bleeding edge in senso antiorario di un giro completo per aprire il sistema. Non superare le due rotazioni complete. Per le porte di spurgo filettate utilizzare una chiave Torx T10 per rimuovere la vite di spurgo. Avvitare la seconda siringa nella porta di spurgo.
non spingere il liquido per freni nella pinza freno con la siringa della pinza freno. Un'eccessiva pressione del fluido può causare la fuoriuscita dello strumento a siringa bleeding edge dalla pinza freno. Utilizzare la siringa sulla leva per fare circolare il fluido attraverso il sistema. Aprire il morsetto della siringa sulla leva. Tenere la siringa in verticale. Spingere delicatamente lo stantuffo verso il basso, fermandosi prima che tutto il liquido venga espulso dalla siringa. Il fluido riempirà la siringa sulla pinza freno. Se l'olio nella siringa sulla pinza freno è scolorito, continuare fino a estrarlo completamente dall'impianto. Ripetere la procedura di spurgo con nuovo fluido in entrambe le siringhe. Nel liquido per freni DOT dei nuovi impianti potrebbero essere presenti dei residui di grasso di montaggio. Può apparire come una sostanza fluttuante nel liquido per freni DOT. Ciò non pregiudica le prestazioni dell'impianto frenante. Tenere la siringa sulla pinza freno in verticale, tirando lentamente lo stantuffo della siringa sulla leva verso l'alto per aspirare il fluido dalla siringa alla pinza freno. Non spingere il fluido nella pinza freno con la siringa sulla pinza. Fermarsi prima che l'aria entri nel tubo del raccordo della pinza freno. Se necessario, ripetere i passaggi 2 e 3 finché non appare solo una quantità limitata di bolle. Per chiudere l'impianto, ruotare l'accessorio dello strumento bleeding edge in senso orario finché non si ferma. Rimuovere la siringa con lo strumento bleeding edge dalla porta di spurgo, estraendo lo strumento bleeding edge direttamente dalla pinza freno. Non ruotare lo strumento bleeding edge durante la rimozione. Utilizzare una chiave a brugola da 4 mm per serrare la porta di spurgo a 1,6 Nm. Per porte di spurgo filettate, svitare la siringa dalla pinza freno. Utilizzare una chiave Torx T10 per reinstallare la vite di spurgo. Azionare e rilasciare la leva 3-5 volte. Quindi, tenere la siringa sulla leva verticalmente. Tirare con decisione lo stantuffo verso l'alto per creare un vuoto. Quindi comprimere lo stantuffo per pressurizzare l'impianto. Ripetere questo processo più volte, fino a quando solo una piccola quantità di bolle fuoriesce dall'impianto. Comprimere leggermente e rilasciare lo stantuffo sulla leva per equalizzare l'impianto. Chiudere il morsetto della siringa sulla leva. Rimuovere la siringa sulla leva dalla porta di spurgo. Pulire il liquido per freni DOT gocciolato dalla porta di spurgo con acqua e un panno da officina. Utilizzare una chiave Torx T10 per serrare la vite di spurgo a 1,6 Nm. Pulire il liquido per freni DOT gocciolato dalla porta di spurgo con acqua e un panno da officina. Spruzzare acqua sulla leva freno e sulla pinza freno e pulire con un panno. Rimuovere la vite di sicurezza della pastiglia. Rimuovere il blocco di spurgo. Installare le pastiglie freno sulla pinza freno. Quindi, installare la vite di sicurezza della pastiglia e i clip. Installare la ruota secondo le istruzioni del produttore della ruota. Per le leve aero, installare la leva freno nell'aerobar. Premere leggermente e rilasciare ripetutamente la leva per far avanzare i pistoncini della pinza freno. Durante la prima pressione, mentre i pistoncini avanzano, la leva toccherà il manubrio. Questo è normale. I pistoncini interni ed esterni della pinza freno potrebbero non avanzare alla stessa velocità. Anche questo è normale. Controllare che le pastiglie freno siano equamente distanziate su entrambi i lati del rotore. In caso contrario, allentare le viti della pinza freno, allineare la pinza con il rotore e serrare a 5 Nm. Questo conclude la procedura di spurgo per i freni SRAM e TAP Access HRD.